Lo studio delle canne aperte di legno da me condotto mi ha portato alla costruzione di un primo organo trasportabile, il cui suono di principale mostra l'analogia legno-metallo in accordo con le fonti storiche. È anche un grandissimo passo in avanti per, diciamo, la riscoperta, diciamo, del suono originale, anche del contesto in cui l'organo veniva inserito quando veniva utilizzato insieme agli altri strumenti. Dal punto di vista pratico anche amplifica proprio il risultato, la ricerca musicale che qua nel Giardino Armonico da sempre si fa. Il principale, le canne di principale devono essere canne aperte, che è l'ideale per poter accompagnare in particolar modo le voci, ma qualsiasi strumento che voglia fare la musica rinascimentale o quantomeno fino all'inizio del barocco. Noi siamo fortunati a poter utilizzare un organo del genere perché così possiamo sviluppare il nostro suono, un suono corale, che altrimenti è sempre in lotta, sempre in guerra con gli organi.